Buongiorno, io sono la dottoressa Federica Piana, psicologa e psicoterapeuta ad approccio umanistico integrato. Se sei interessato ai temi della crescita personale e della psicologia, iscriviti a questo mio canale YouTube dove troverai molti video organizzati in apposite playlist. Sono anche l'autrice del mini ebook Le 5 ferite emotive primarie. Ritrova il tuo benessere imparando a capirle e a guarirle. Ti invito a scaricarlo gratuitamente dalla homepage del mio sito. Ti lascio qua sotto nel box informazioni il riferimento. Nel video di oggi voglio parlarti di autostima, quindi ti spiegherò di che cosa si tratta, da che cosa deriva e come puoi costruire una sana autostima anche grazie a uno specifico esercizio. Iniziamo! Nel video di oggi mi voglio rifare all'interessante prospettiva dello psicoterapeuta statunitense Nathaniel Branden, il quale ha illustrato la sua visione dell'autostima in un testo che si intitola proprio I sei pilastri dell'autostima. Avendolo trovato interessante, voglio portarti questo suo contributo che io stessa condivido e al quale mi ispiro. L'autore parla di sei pilastri dell'autostima, come se si trattasse effettivamente di una casa interiore, quindi di un palazzo interiore con diverse fondamenta che puoi andare a edificare, poiché non è un qualcosa di statico, di fisso, iscritto nei tuoi geni, quindi non è un dono di nascita. L'autostima è più che altro un processo anche multisfaccettato ed è l'esito di esperienze arricchenti, di apprendimenti, sia precoci della tua infanzia e adolescenza, ma anche che puoi fare più tardi e che ti conferiscono un senso di adeguatezza, di valore personale, di essere ok. Quindi, venendo adesso a questi sei pilastri, innanzitutto te li elenco e poi te li illustrerò nel dettaglio. Allora, io parto sempre dalla consapevolezza di sé, l'autoaccettazione, la responsabilità, l'autoaffermazione, avere dei chiari obiettivi e l'integrità personale. Allora, secondo me, la consapevolezza di sé è la base di partenza dalla quale non puoi prescindere. È veramente la base di tutto, è l'ingrediente fondamentale, poiché essere consapevole è proprio all'opposto dell'essere confuso e disorientato e smarrito in un certo senso nel labirinto della vita. Quando sei consapevole, sei sveglio, quindi sei presente, sei attento, sei completamente conscio, quindi consapevole di chi sei, della tua vera personalità, delle tue doti, dei tuoi limiti, sei consapevole delle situazioni che ti si presentano, dei tuoi stati mentali, dei tuoi bisogni e quant'altro. Quindi sei lucido, presente e sveglio. Per questo io la considero la base degli altri pilastri. Poi chiaramente c'è la autoaccettazione. Come ti ho spiegato nel video introduttivo del rapporto sano con te stesso, l'autostima si compone sia di una base di autoaccettazione sia di una spinta migliorativa, quindi una spinta propulsiva a cambiare positivamente e a trasformare anche i tuoi limiti, i tuoi punti critici. Ebbene, oggi mi voglio dedicare in dettaglio alla autoaccettazione. Accettarti significa ovviamente essere pienamente consapevole di chi sei, della tua vera natura e personalità, quindi è una conoscenza davvero profonda, non solo concettuale, ma in cui tu abbracci completamente te stesso e non solo sai e capisci chi sei, ma ti comprendi nel profondo e sei in grado di accoglierti e di abbracciarti, quindi sia nelle tue risorse che nei tuoi limiti e
di essere sempre dalla tua parte, quindi di sostenerti, di volerti bene veramente. Quindi accettandoti sei anche in grado di rispettarti, di trattarti in un modo positivo, in un modo amorevole e gentile. E questa gentilezza amorevole rivolta a te stesso non devi confonderla però con la autoindulgenza, no? Quindi il darti delle pacche bonarie sulle spalle, perché questo in realtà non ti smuove, ma ti destina ad una sorta di staticità e di stagnazione che di certo non può farti stare bene. Il terzo pilastro è la responsabilità. E analizzando proprio il termine, essere responsabile vuol dire essere abile a rispondere, quindi alle varie sfide, alle situazioni che ti si presentano, alle difficoltà, ma anche agli eventi belli, positivi della vita. Quindi essere responsabile significa essere capace di rispondere in un modo saggio, bilanciato tra ragione ed emozioni, tra esigenze dell'esterno e quelle del tuo interno, cioè i tuoi bisogni e desideri, quindi è un agire responsabile, quindi all'opposto dell'andare nella reazione immediata, istintiva, è l'opposto dell'automatismo inconsapevole. Quando sei responsabile, ti rendi anche perfettamente conto che tu sei il titolare della tua vita, delle tue scelte e decisioni, quindi sei chiamato a prendertene le responsabilità. E quindi se hai una sana responsabilità, quindi né ipo troppo bassa, ma nemmeno iper troppo alta, tu ti fai carico di ciò che spetta a te e non ti metti in una posizione passiva, attendista, sfiduciata, non cadi nella lamentela patologica e nel rimuginio patologico aspettando che ci sia qualcuno che viene a tirarti fuori da un pasticcio o a cancellare come per magia le cose che non vanno bene nella tua vita. Quindi se sei responsabile non sei reattivo, ma sei proattivo, propositivo e ti spingi fuori nel mondo sulla base dei tuoi veri desideri e dei tuoi progetti. Il quarto pilastro è la autoaffermazione. Quindi quando ti autoaffermi in un modo sano e responsabile, non scivoli negli estremi della passività, dell'aggressività o dell'aggressività passiva. Piuttosto, nella comunicazione, negli scambi con gli altri, sei assertivo, cioè ti esprimi nel pieno rispetto tanto di te, delle tue esigenze, della tua situazione, quanto delle esigenze della situazione degli altri. Quindi consideri te stesso ok, pure l'altro lo consideri ok. Quindi c'è una situazione, una percezione interna di base dell'essere ok, sia per te che per l'altro. Con la questione degli obiettivi chiari, vengo a un punto importante. Un obiettivo non è un semplice proposito come quello che ti fai quando rientri dalle vacanze o a Capodanno. Un obiettivo è chiaro se è specifico, circoscritto, se ha anche un linguaggio determinato che lo rende proprio un traguardo e una meta chiara. Quindi avere dei chiari obiettivi che siano poi allineati ai tuoi valori profondi ti mette in una direzione positiva e migliorativa. E se hai dei chiari obiettivi e trovi anche dei processi, cioè delle abitudini, delle azioni che regolarmente tu segui per avvicinarti e per raggiungere questi obiettivi, questo chiaramente porta molta soddisfazione, costruisce salute, costruisce abilità e risorse e ti consente anche di trarre il lato buono dagli ostacoli. Infine, ma non per ultimo, per importanza, è il senso di integrità personale. Qua mi riferisco a una forte base valoriale interna.
interna. I valori sono un piccolo tesoretto interiore, quindi sono quei punti di riferimento etici interni dai quali tu non puoi allontanarti, pena un senso di inautenticità, come se tu ti stessi scollando da te stesso. Infatti, una delle domande che ti puoi fare quando inizi a sperimentare sintomi e sofferenza di vario tipo ripetutamente nel lungo periodo è proprio chiederti se stai agendo in conformità ai tuoi valori e se non li hai chiari, fermarti e iniziare a rifletterci seriamente, proprio perché i valori sono un asse portante delle tue azioni, sono quelle che danno energia buona, che danno motivazione, sono quelli che danno un significato ricco alle tue azioni, altrimenti andrai diciamo, nell'azione molto ripetitiva, meccanica, rutinaria e futile, e questo ti porterà appunto un senso di inautenticità, come se ti stessi distaccando da te stesso e non stessi vivendo in modo pieno né il tuo carattere né la vita che desideri e che meriti. Venendo adesso alle origini dell'autostima, come ti ho accennato all'inizio, questa non è un dono di nascita, non è un pacchetto già confezionato con il quale nasci, per cui conta in un certo senso la fortuna o la sfortuna. Contano tantissimo le esperienze, gli avvenimenti, le vicende che hai vissuto o subito, soprattutto in età precoce, quindi già dall'infanzia e dall'adolescenza, con gli adulti di riferimento, soprattutto, ma non solo, e anche con i coetanei. Quindi, se non hai sperimentato delle interazioni positive, arricchenti, dove c'è stato magari un eccesso di severità, di criticismo, oppure sei cresciuto senza la sensazione di essere davvero visto, ascoltato e capito nella tua vera natura, questo può aver portato a delle falle della tua autostima, in determinate aree, come le relazioni sociali o le relazioni affettive intime. E quindi è importante riconoscere in un modo molto onesto quali sono stati gli effetti magari negativi di certe esperienze precoci e ricordarti che tu sei responsabile della tua vita, tu sei al timone della tua nave e quindi puoi porre rimedio a quello che non è andato bene agendo in modo costruttivo, in modo anche rilevante, facendo delle azioni determinanti adesso, nel presente, per fortificare soprattutto quei pilastri, quei mattoncini precari e tornare ad essere felice e sereno o costruirti un percorso che te lo faccia essere magari per la prima volta in certe aree della vita. E ti invito a considerare un percorso guidato con un professionista se desiderassi, insomma, arrivare a dei risultati più consistenti e duraturi rispetto al solo autoaiuto. Come anticipato, adesso ti illustro un semplice ma strategico esercizio che segue una logica particolare. Allora, sostanzialmente si tratta di familiarizzarti con il tuo dialogo interiore, cioè individua quelle frasi, quelle parole, ovviamente che esprimono la poca autostima in certe aree della tua vita e mettile per iscritto. Quindi sono parole del tipo non ce la faccio, non sono abbastanza capace, non sono all'altezza di, non sono abbastanza XY, e metti per iscritto questo dialogo interiore. Vedrai che questo primo step ti risulterà abbastanza semplice. Poi vai a ripescare nei tuoi ricordi quelle situazioni in cui effettivamente si sono create queste convinzioni di poca autostima su te stesso, su determinate aree, quindi vai a trovare le prove a conferma di questa concezione di poca autostima e mettile per iscritto.
Nel terzo passaggio andrai a fare sempre una ricerca, un ripescaggio nei tuoi ricordi, ma delle occasioni in cui queste convinzioni, queste concezioni di te di poca autostima non si sono confermate, ma si sono un po' indebolite. Quindi vai alla ricerca delle eccezioni positive e mettile per iscritto. Infine, l'ultimo passaggio, che è quello poi più lungo e che dà un senso all'intero esercizio, è iniziare ad agire come se tu avessi già acquisito quelle capacità, doti, quelle risorse che hai visto, no? Scrivendolo, che ti sono mancate, che non sei riuscito a costruire negli anni passati. Quindi inizia ad agire come se tu fossi già all'altezza di quella situazione, di quella sfida, come se tu fossi già abbastanza bravo, competente, adeguato, degno, eccetera. Quindi questo ti consentirà di bypassare determinati lati critici. Io ti invito davvero a provare questo esercizio e quindi ad agire seguendo la logica strategica del come se. E se ti fa piacere, scrivimi qui sotto nei commenti la tua esperienza. Bene, io per oggi mi fermo qui, spero che questo video ti sia stato utile, se è così lasciami un like di supporto, un tuo commento, iscriviti al canale e fallo conoscere ad altre persone interessate ai temi che tratto. Seguimi anche sui miei altri canali social, su Facebook mi trovi come dottoressa Federica Piana, mentre su Instagram come Federica Piana Psi. Vieni anche a trovarmi sul mio sito web personale www.federicapianapsicologa.it per saperne di più su di me e su come posso aiutarti. E per metterti in contatto diretto con me, scrivimi un'email a studio.pianafederica@yahoo.it. Io ti ringrazio davvero molto per la tua attenzione e noi ci vediamo qui.